Salve a tutti amici YouTube e benvenuti in questa inquadratura un po' particolare, perché oggi diamo inizio ad una serie totalmente nuova, ovvero io ho un problema. Tanti dispositivi che alla fine bene o male si sovrappongono l'uno all'altro, cambiano poco tra le caratteristiche tecniche, e quindi cosa ho deciso di fare per evitare di portarvi sempre la solita recensione in cui insomma si analizza il prodotto, soprattutto in prodotti che appunto si assomigliano tanto tra di loro e per cui a mio parere ci possono essere delle alternative migliori che vi linko qui sotto in descrizione. Per il bene della scienza li distruggiamo, li apriamo per capire cosa c'è all'interno e perché un determinato prodotto potrebbe costare determinate cifre. In questo caso doppia inquadratura, quella frontale e quella macro, per vedere appunto come è fatto il prodotto all'interno e inquadrarlo nella maniera migliore possibile. Scusatemi se ogni tanto guardo di là, ma di là c'è il monitor che mi aiuta a mantenere l'inquadratura sotto controllo. In questo caso abbiamo un Razer Mamba Elite, un mouse che costa ben 100 euro, che come potete vedere dallo schermo funziona perfettamente, è un mouse completamente nuovo, l'ho usato per circa una settimana. Tra le caratteristiche, pulsanti laterali personalizzabili, pulsanti per i DPI, la rotella si può usare anche per lo scroller laterale, in quanto oscilla a destra e a sinistra oltre a fare da normale scroller. La particolarità di questo mouse è che nella parte inferiore c'è un piccolo pulsantino che permette di selezionare i profili. Inoltre, come quasi ogni periferica Razer, ha anche l'illuminazione RGB. Ma bando alle ciance, lo scolleghiamo e iniziamo a smontarlo. Non ho mai smontato un mouse, è una cosa che manca diciamo nella mia carriera, per cui immagino che bisognerà partire dalla parte in alto, in quanto qui c'è un piccolo incavo che immagino faccia poi sollevare tutta la scocca. Purtroppo mi si è rotto anche il coltellino, ma immagino bene, infatti è proprio così. Ecco qui, la prima parte l'abbiamo smontata. Come potete vedere è una normale plastica verniciata nella parte superiore, con questa parte qui del logo che invece è lasciata trasparente, come potete ben notare, in modo da far passare l'illuminazione che arriva direttamente da qui. Cosa abbastanza positiva è che non ci sono viti, ma tutto è ad incastro, quindi immagino potremmo smontarlo in maniera abbastanza semplice. Prendiamo di nuovo mano il nostro cartellino e cerchiamo di... Allora, questo piccolo involucro non è altro che un softbox, proprio come quelli che uso per illuminarmi adesso dietro di me. Guardate un po', è una piccola patina che serve a diffondere l'illuminazione del LED. C'è un singolo LED RGB messo qui sotto nella scheda madre. Adesso dobbiamo solo cercare di capire come disincastrare tutta la scocca. Vediamo un attimo di cercare un appiglio, perché non è facile. Eccolo qua. Qui c'è del nastro adesivo, come potete vedere, che tiene attaccati gli elementi. Quindi nulla di che per quanto riguarda l'assemblaggio, non sono state usate colle o null'altro di particolare, ma comunque questo mouse che state pagando 100 euro. Immagino che adesso non ho altri confronti, perché come vi ho detto questo è il primo mouse che smonto, soprattutto lo smonto in diretta, e quindi non posso dirvi se in altri mouse che costano di più o di meno viene fatta la stessa cosa. Sappiate però che insomma per questo mouse è stata adottata questa tecnica qua, quindi adesso cerchiamo di disincastrarlo con un attimo di calma. Allora, andiamo a togliere per bene l'adesivo, che è anche piuttosto forte devo dire, mi aspettavo qualcosa di più debole. Allora, questa parte qui è sicuramente incastrata, per cui possiamo semplicemente... Ok, ci siamo. Allora, c'è questo piccolo gancio in plastica che serve a tenere praticamente la striscia, che poi consente di diffondere l'illuminazione nella parte laterale. Qui è tutto un sistema di incastri, come vi ho detto, non ci sono né viti né niente. Inizio ad intravedere quella che dovrebbe essere la scheda madre, quindi facciamo leva ancora qui, tac. Intanto mi si è scaricato il monitor, quindi andiamo a togliere anche questa striscia che serve a diffondere illuminazione LED sulla
parte sinistra. E tutto questo devo anche evitare di farmi del male, insomma. Eccolo qui, è partito qualche piccolo perno, ma ci siamo. Devo dire che qui siamo ok. Adesso devo cercare di capire come rimuovere questa parte in alto, ma prima di farlo cambio la batteria al monitor. Molto bene ragazzi, allora, come detto, c'è la cover superiore, le due bande che servono per diffondere i LED e il piccolo pezzettino in plastica che serve per diffondere il LED centrale, proprio quello sotto al logo di Razer. Andiamo a vedere qui cosa si può ancora fare. Secondo me, se facciamo leva in questa zona qui, succede comunque qualcosa. Ok ragazzi, eccolo qua. Come potete vedere, qui qualcosa sta succedendo. Immagino che bisognerà togliere la parte inferiore, quindi andiamo a far scorrere il nostro coltellino nella parte inferiore per poter disincastrare, insomma, la parte inferiore, sperando di non farci male. Me la sto giocando. Ok, qualcosa è scattato. Ah, c'era una vite qui. Quindi ragazzi, molto in maniera semplice, sotto ai pad in teflon ci sono delle viti. Togliamo il pad in teflon, eccole qua. Penso che riusciate a vederle in maniera piuttosto chiara. Due viti nella parte anteriore. E una vite nella parte posteriore. A questo punto mi sa che dobbiamo prendere il cacciavite. Prendiamo il nostro fido cacciavitino in miniatura e andiamo a svitare. Nel frattempo spero che l'audio sia accettabile. Magari la prossima volta mi metto anche il microfono a condensatore nella parte davanti a me, in modo da comunque catturare un buon audio, perché i microfoni che sto usando adesso sono direzionali. Benissimo ragazzi, ecco qua. Questo è l'interno del mouse. Ci sono un sacco di viti nella parte interna che vanno a tenere poi gli switch per i pulsanti, questo e questo, la schedina madre immagino per ricevere il segnale dai due pulsanti nella parte superiore, l'alimentazione per quanto riguarda il LED RGB in questa parte qui, e poi c'è una striscia LED in tutta la periferia, in tutto il perimetro. Quindi direi che andiamo a smontare proprio tutto. Meno male che ho questo cacciavitino che mi salva. Magari queste parti qui le accelero, perché capisco essere anche abbastanza tediose. Le viti per tenere i tasti sono lunghissime, tra le altre cose. Andiamo a togliere quindi tutta la schedina madre che serve per tenere i tasti. Ta-da, fatto. Quindi ragazzi, i tasti sono questi qui. Non sono degli switch Omron, non sono degli switch meccanici, credo. Andremo ad approfondire ulteriormente. Nel frattempo finiamo di smontare tutto. C'è un problema, ovvero che non riesco a svitare queste viti, per cui vado di forza e distruggo la plastica. Ok, eccolo qua. Andiamo a fare le cose di prepotenza, così ce la facciamo anche in maniera più veloce. I tasti, niente ragazzi, alla fine sono dei piccoli inserti a molla, nulla di che. Vedete? Riuscite? C'è una piccola membrana, così finalmente capiamo come sono fatti questi tastini qua. Questa qui è il circuito della striscia LED, è un classico circuito con l'aggancio che potete trovare anche, che so, nei portatili.
si può sganciare in maniera semplice, semplice, così. Beh, l'ho rotto. No, c'è la portellina, quindi non l'ho rotto. Adesso però andiamo a sganciare tutto in maniera molto molto semplice. Ok, ta-da, ta-da. E questa è la striscia LED che permette di fare praticamente di illuminare la parte laterale del mouse. Vedete, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 LED per parte, quindi sono 18 LED con qui i circuiti e le saldature che credo possano servire per indirizzare i LED e quindi farli accendere di colori diversi, tipo quando c'è l'effetto perimetro o cose del genere. Andiamo a togliere anche questo LED qui. Cerchiamo di capire. Ah, è l'incastro questo qui. Pensa te. Quindi tendenzialmente io dovrei riuscire a fare così. Ecco, ho rotto pure questa parte qua. E questo è il LED che invece è nella parte superiore, sempre di tipo RGB, con tanto di piccolo controller. A questo punto non ci rimane che svitare la scheda madre e andare a capire come sono fatti gli switch. Andiamo a svitarla. Questa è la scheda madre principale, quindi qui c'è il processore che immagino sia questa unità qui e poi la memoria che immagino sia questa unità qui. Andiamo a svitare completamente, anzi no, ho detto una cavolata perché questo qui non immagino cosa sia, però immagino che questo qui sia il processore in quanto è un'unità piuttosto grande con una specie di mini dissipatore in alluminio nella parte superiore, quindi credo proprio che si tratti del processore. E allora, qui cerchiamo poi di togliere la scheda madre. I cavi sono... Ah, ecco qua, c'è la furbata di aver messo un'altra vite qui. I cavi, pensavo ce ne fossero di meno, pensavo che i collegamenti fossero un po' più semplici, invece comunque è abbastanza tosta come cosa. Ci sono altre due viti qui sotto, messe in maniera bastardissima. Eccola qua, svitata una, svitata anche l'altra. Non ci dovrebbero essere più viti, tant'è che infatti possiamo andare a togliere la nostra scheda madre in maniera quasi safe. Evitiamo di far cadere le viti a terra e invece non ci siamo riusciti. Allora, guardate come è posizionata, interessante questa cosa qua, perché pensavo che il cavo fosse posizionato direttamente nella parte anteriore, invece il cavo è posizionato sulla scheda madre e viene piegato da laser per metterlo nella parte inferiore e poi farlo fuoriuscire dalla scocca. Questa qui è la parte frontale. Come funziona invece la ghiera? Beh, la ghiera è messa praticamente con una schedina madre qui nella parte laterale e man mano che la girate un piccolo sensore si occupa di leggere la rotazione e trasmetterlo poi alla scheda madre. Qui c'è anche il LED, immagino questo sia il LED che permette di illuminarlo e quando premete, vedete il tasto, quando voi premete la vostra rotella non agite sulla rotella ma effettivamente su questo tastino qui. Questo tastino qui che va a trasmettere al computer l'input di quando schiacciate il vostro tasto centrale. Mentre per quanto riguarda i due switch, beh, altro non sono che questi qui, fatti ovviamente in Cina, e sono due switch, due micro switch meccanici. Dovrebbero essere degli Omron. Qui invece ci sono gli attuatori per ammorbidire la premuta, insomma, mentre questo qui è il nostro gioiellino, ovvero il sensore. Quindi la cosa che avevo detto prima è corretta. Questo è il processore, questa è la memoria e questo qui invece è il sensore che è connesso, insomma, alla scheda madre i cui risultati vengono interpretati. Questo qui è il micropulsante che permette di cambiare i vari profili all'interno del mouse ed essendo qui avevo ragione, questa qui è la memoria. Poi possiamo a questo punto andare a staccare tutti i connettori. Questo qui è il cavo USB. Come vedete è telato, non è nulla di che. Ci sono ben 5 connettori al suo interno. Poi abbiamo questo componente qui a cui erano collegati i LED RGB e quindi credo che sia il controller di tutta l'illuminazione. I micro switch qui nella parte anteriore che sono saldati.
Quindi essenzialmente questo significa che voi, se uno si rompe, non potete sostituirli a meno che di non essere abbastanza capaci con le saldature. E poi la rotella, in cui c'è il lettore che legge la rotazione, e il tasto centrale della rotella. Altri tasti, diciamo che non ce ne sono, a parte i tasti laterali, che adesso però non ricordo più dove ho messo. La scocca è molto semplice alla fine, i materiali non sono nulla di che, è una scocca banalissima in plastica, avvitata tramite tre viti, non c'è colla, non c'è niente di niente. Quindi anche lì, quando vi dicono, guardate questo mazzo è solido, non ha scricchiolii, non c'è assolutamente niente che può comportare uno scricchiolio, da qui appunto la capacità dei mouse cinesi dal costo di 20-15 euro di essere molto simili a livello di assemblaggio a mouse anche più costosi. La differenza poi magari la fanno i componenti interni. Come potete vedere qui comunque la qualità c'è, ci sono tanti cavi, tanti connettori, tante saldature, tanti componenti per affinché questo mouse possa performare nella maniera migliore possibile. Adesso qui volevo staccare anche il sensore. Vedete com'è il sensore? Questa qui è tutta una copertura in plastica praticamente inutile, e questo invece è il sensorino. Praticamente proietta un sensore laser, in questo caso qui, che proietta praticamente un mini laser sulla superficie. Proprio per questo è importante, quando usate i mouse, usare un tappetino, altrimenti non riuscite a utilizzarlo. Adesso, giusto per scrupolo, voglio provare a connettere di nuovo l'alimentazione e connettere tutta questa micro schedina alla USB per vedere cosa succede. Magari salto in aria. Ragazzi, guardate qui, funziona ancora. Ovviamente funziona ancora. Proviamo a collegare anche i LED. Magari riusciamo ancora a farli funzionare. Comunque è stato riconosciuto come mouse dal PC, eh? Tac! Ragazzi, funziona ancora! È bellissimo! Insomma, questo qui è lo scheletro del mouse. Come potete vedere, adesso se io schiaccio qui, allora, magari non riuscite a vederlo, però se io muovo il sensore, adesso fa attacca e stacca, quindi vediamo se... No, non va più, non viene percepito il segnale del sensore. Quindi c'è qualcosa, evidentemente questo piccolo spettro in plastica permette al sensore di fare una buona lettura. Mentre così ho rotto qualcosa io, comunque il sensore è partito e pace all'anima sua. Nel frattempo lo vedete qui, il sensore è acceso con una piccola lucettina rossa. Beh, funziona tutto comunque, ragazzi. Non me lo aspettavo, però RGB funzionanti, rotella funzionante. E questo è insomma il mouse. Credo che per questo video possa essere abbastanza tutto. Vediamo se viene recepito. Ragazzi, il tasto destro viene ancora percepito. È il sensore che è partito. Il sensore non viene recepito, però i tasti funzionano ancora correttamente. Così qua immagino la rotella. Vediamo. Adesso si è staccato. Vediamo se la rotella viene ancora recepita. No, la rotella non viene recepita più. Però insomma, questo è come è fatto un mouse da 100 euro, ragazzi. Se vi piace la serie, ovviamente supportatela perché per me è un costo. E lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Noi ci vediamo al prossimo video e seguitemi anche su Instagram, magari vedete qualche novità. Ciao!